scegliendo di continuare di fornire armi, di continuare a soffiare sul fuoco della violenza, va contro sia Putin sia l'invasione di questi giorni. Io non mi ripeto sulle immagini che sono tragiche, ma penso che appunto non è che si divide nei cattivi e nei buoni, ma ci sono responsabilità condivise. Questa azione di sabato come studenti e studentesse per dire che noi la guerra non la vogliamo. Oggi siamo qui per ribadire la nostra contrarietà a questa guerra e per ribadire che l'Italia non deve assolutamente prendere posizione in questa guerra e anzi deve anche uscire dalla NATO, che è un'alleanza che negli anni si è macchiata dei peggiori crimini contro l'umanità in tutto il mondo. Al 2% del PIL anche in Germania, un altro paese, il cui riarmo, diciamo, una notizia storica. La NATO comunque ha effettuato una vera e propria aggressione a livello imperialista verso est e la risposta di Putin è stata altrettanto imperialista e assurda, e quindi noi crediamo che appunto questa guerra vada semplicemente ad incidere pesantemente sui popoli, sia ucraini che russi, ma in generale europei, che a pagarne le conseguenze siano le persone che muoiono sotto le bombe, le persone che in Italia vedono l'aumento delle bollette, a livello energetico il fatto che si parla di riaprire le centrali a carbone. Quindi pensiamo che la direzione che deve prendere il nostro governo è quella di, più per vie diplomatiche, ma in generale cercare di mantenere la pace tra i popoli, la pace tra le nazioni. Noi siamo a livello studentesco contro tutte le guerre, contro tutti i confini, e quindi pensare che questa decisione vada completamente nella direzione opposta rispetto a quella che effettivamente poi chi paga le conseguenze di questa guerra si auspica e vorrebbe. Fare le manifestazioni con le bandiere della pace, come abbiamo visto tanti esponenti anche della... Cioè, fa paura perché non si pesano forse poi le conseguenze. Sono discorsi aberranti, così per me è aberrante anche il fatto che non si può fare la manifestazione a Montecitorio, ma siamo qui nei pressi. Il personale che ha aspetto con molta flash. Tutta questa città si alzi lo stesso grido, si alzi il grido che questa città non sta né con Putin né con la NATO. Che fa i corsi con la Leonardo, dalla Leonardo stessa e da tutte le grandi aziende, industrie che stanno lucrando.